Allora, a me non piacciono le mancanze di rispetto e questo video qui io non lo volevo inizialmente, diciamo, portare, semplicemente perché avevo tentato di essere un po' più paziente su questa cosa qua, però siccome si è creata poi una situazione un po' particolare ho deciso di portarlo e credo che nel portarlo sia necessario essere abbastanza discorsivo. Quindi mi auguro che voi abbiate la pazienza di accomodarvi, tra virgolette, di cercare, se vogliamo, di avere un senso a tutto questo. Partiamo dal presupposto molto semplice che, ragazzi, questo è un contesto di tifo molto pesante. Cioè, il tifo bianconero, essere tifosi juventini è bello, ma al tempo stesso è abbastanza pesante, semplicemente perché siamo l'unica tifoseria d'Italia all'interno della quale si creano faide interne per motivi apparentemente veramente che non hanno senso. Cioè, dei motivi che veramente potrebbero essere risparmiati, tutte queste arrabbiature che le persone si prendono potrebbero essere risparmiate se solo si avesse un po' più di oggettività e un po' meno di occhi foderati di prosciutto, perché in questo caso qui bisognerebbe proprio avere gli occhi foderati di prosciutto per sostenere quello che io sto sentendo nelle ultime ore. Premessa, che è successo? Noi abbiamo avuto delle dichiarazioni abbastanza chiare di Bonucci negli ultimi giorni, che sono state delle dichiarazioni che hanno fatto discutere, perché sono state un po' contro De Ligt. Sapete, De Ligt è andato via nel momento in cui, voglio dire, ha potuto andare via, è andato via trasferendosi appunto via dalla Juventus, è stato pagato, è stato chi amato, chi non amato, insomma ha diviso questo trasferimento. Le parole di Bonucci negli scorsi giorni sono state abbastanza chiare e indicative, peccato che la tifoseria abbia reagito in maniera non buona. Vi spiego come la penso. Prima di iniziare, come al solito, ragazzi, io volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere like al video e attivare la solita campanellina delle notifiche. Tutti i giorni nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti, quindi se vi va, ragazzi, io vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. All'interno della descrizione trovate OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio, ed è gratis, quindi se vi va trovate lì e poi trovate anche i miei social. Venitemi a trovare appunto nei social, perché venitemi a seguire su Instagram, dico sempre 5-6 volte perché c'è sempre gente che mi dice: ma dove ti dobbiamo seguire? Seguitemi su Instagram, quindi sapete bene che cosa fare. Allora, premessa, qui non si tratta di avere come giocatore preferito De Ligt o avere come giocatore preferito Bonucci, perché chi ragiona così c'ha 5 anni. Qui non si tratta di chi preferisci come giocatore. E non si tratta nemmeno se uno è scarso o è forte. E non si tratta nemmeno di chi è andato via e chi è tornato. Qui si tratta di dichiarazioni oggettive. C'è una parte della tifoseria che ha reagito male quando Bonucci l'altro giorno è andato a dire: ho parlato con De Ligt e gli ho detto che alcune sue dichiarazioni durante le vacanze non mi sono piaciute. Sono state irrispettose nei confronti del tifo di juventino. Sono state irrispettose nei confronti della società che per 3 anni ti ha pagato lo stipendio e ti ha fatto crescere, ok? Quindi la fonte di queste dichiarazioni ha scaturito delle polemiche, perché molti juventini hanno detto: sta a parlare proprio Bonucci, che tanti anni fa è andato al Milan per una stagione e poi è tornato con la coda fra le gambe. E siamo tutti d'accordo che quella fu una figuraccia clamorosa, ma fu una figuraccia sua, non nostra. Quindi è stata la figuraccia di Bonucci. La figuraccia di Bonucci è abbastanza palese, però non è che se io ho fatto un errore in passato perdo il diritto di parola. Questo è quello che dovete capire. Non è che se una persona ha fatto un errore in passato che potrebbe averlo pregiudicato, allora perde il diritto di parola. Perché, ad esempio, anche Pogba è andato via dalla Juventus anni fa, definendo l'esperienza alla Juventus una vacanza, e poi è andato e tornato qui e tutti lo amiamo e tutti li vogliamo bene. Non è che se Bonucci è andato via un anno, allora Bonucci perde il diritto di parola. E anche perché, avesse detto una cosa sbagliata, saremmo tutti qui a contestarlo e sarei il primo io a contestarlo, ma Bonucci ha detto la sacrosanta verità. Ma perché le dichiarazioni che ha fatto De Ligt anche quando è andato via dalla Juventus e è andato al Bayern sono dichiarazioni rispettose della Juventus? A me non mi sembrano dichiarazioni rispettose della Juventus. Poi se ci sono persone che vogliono farsi calpestare da De Ligt, vogliono perdere la dignità per De Ligt, prego, si accomodassero pure. Io personalmente la dignità per un ragazzino di 22 anni non la perdo, a prescindere dal fatto che io adori De Ligt come giocatore, che io avrei fatto di tutto per far restare De Ligt come giocatore. Ma tu non ti puoi presentare di fronte a una telecamera e dire: no, io non ho avuto nessun dubbio, non è stato neanche difficile convincermi, perché appena chiamato il Bayern Monaco io sono andato subito via, perché qui posso giocare un calcio d'attacco che alla Juve non potevo giocare. Cose sacrosante, perché ognuno ha le proprie preferenze. Ma non mi venite a dire che le dichiarazioni di De Ligt siano delle dichiarazioni rispettose nei confronti della Juve, perché diciamoci la verità, raga,
Da quando è andato via dalla Juventus, la Juve di De Ligt non ha praticamente mai parlato, perché abbiamo preso Bremer. De Ligt ha parlato della Juventus 2-3 volte, e tutte e 2-3 volte che ha parlato della Juve, tutto ha fatto tranne parlare bene della Juve. Non ha fatto altro che comunicare la sua... proprio della serie, io non ero lì, ero fuori contesto, non mandava, stavo lì solamente per fare un piacere. Guardate che in 3 anni De Ligt ha fatto parte delle vittorie, ma ha fatto parte pure delle sconfitte. Cioè, basta prendere De Ligt e definirlo vittima del sistema Juventus, perché De Ligt ci ha avuto la sfiga di capitare all'interno di un contesto in cui la Juve stava ricostruendo e non in un ciclo pieno. Perché se De Ligt in 3 anni ha fatto parte della Juve, ci ha fatto parte per le vittorie e ci ha fatto parte pure per le sconfitte, guardate che tante partite noi purtroppo le abbiamo perse anche a causa degli errori di De Ligt, che io ho sempre comunque tenuto da parte, perché io ho sempre detto: non ve la prendete con De Ligt. De Ligt è un fenomeno, diventerà un fenomeno, attenzione, non attaccate De Ligt, tutto quello che volete, però se tu poi vuoi far passare il messaggio mediante cui tu stavi qua quasi per farci un favore e non vedevi l'ora di andare via, fatti dire che c'è una buona parte della tifoseria che i tuoi errori non li ha dimenticati. Dal primo anno da pallavolista, il secondo anno di Pirlo, che secondo me è stato il peggiore di De Ligt di tutti e 3 gli anni, e quest'anno con Allegri, che comunque hai giocato bene, perché secondo me ha fatto una grande stagione, però comunque ha fatto anche lui i suoi errori, come è giusto che li facesse. A me dà fastidio quella parte di tifoseria che, pur di difendere i giocatori, si scaglia contro la società a prescindere. Ma voi tifate la Juve o tifate De Ligt? Tifate la Juve o tifate Dybala? Tifate la Juve o tifate X? Perché se tifate la Juventus, allora bisogna anche essere un pochino oggettivi. Questa è una squadra che è in ricostruzione. È italiano, è in ricostruzione. Quindi è normale che noi non possiamo avere attualmente la stessa rosa, con queste motociclette, la stessa rosa, ragazzi, di un Bayern Monaco o di un Real Madrid o di un Barcellona, che tra l'altro lì c'ha anche i suoi problemi. Il fatto che De Ligt sia capitato all'interno di questo contesto qui non giustifica De Ligt dal dire determinate cose. Se fosse stato corretto nell'andare via, sai cosa avrebbe detto? Sono andato al Bayern Monaco perché volevo andare al Bayern Monaco, punto. Piantiamola di creare polemiche laddove non ce ne sono, perché se Bonucci dice: ho richiamato De Ligt e gli ho detto guarda, non mi sono piaciute le sue dichiarazioni, allora a prescindere bisogna andare contro Bonucci. No, tu non puoi parlare perché tu 6-7 anni fa te ne sei andato via dalla Juventus e sei andato al Milan, quindi tu non puoi parlare. E siamo tutti d'accordo che lui abbia fatto un errore, ma non è che se fai un errore nella vita allora non puoi parlare più, perché pure Pogba ha fatto un errore. Allora se fa una dichiarazione Pogba, cosa facciamo? Diciamo le stesse cose a Pogba? Dybala ha rifiutato un rinnovo a 8+2 a ottobre dell'anno scorso. Eppure mi sembra che l'affetto nei confronti di Dybala ci sia e sia intatto da parte di tutti. Poi se lo critica a prescindere va bene, ma ci sia e sia intatto da parte di tutti. Allora, per quale ragione umana Bonucci non potrebbe aver espresso questo pensiero? Cioè, che cosa ha Bonucci che non va? Ha fatto un anno al Milan? Bene, ne ha fatti 10 alla Juventus però. C'hai vinto gli scudetti con Bonucci, sei finito in finale di Champions con Bonucci, non è che Bonucci è il primo arrivato che non può parlare, quindi se parla forse è perché determinate dichiarazioni di De Ligt non gli siano piaciute. Poi ripeto, se c'è chi vuole farsi calpestare da De Ligt, si facciano calpestare da De Ligt, punto. Io che conosco la storia della Juventus e che so che cosa vuol dire la Juventus, non mi faccio calpestare da un ragazzino di 22 anni che dice: no, io non ci ho avuto nessun dubbio, io appena mi ha chiamato il Bayern ho chiesto subito di andare via la cessione. Va bene, tutto quello che te pare, va bene, cioè è il tuo modo di vedere le cose, ok, ma non sei nessuno per avere questo tono e questo atteggiamento, così come non sarebbe nessuno nessun altro. Non è solo De Ligt, io me la prenderei con chiunque, non solo con De Ligt. Questo atteggiamento da sto qua per farvi un favore, io lì ero sprecato, al Bayern posso giocare calcio offensivo, tu sei un difensore. Tu sei un difensore e nell'unica stagione in cui hai giocato con la linea alta, cioè quella di Pirlo, perché manco Sarri giocava con la linea alta, hai fatto pena perché non ti eri ambientato. Le cose sono migliorate con Sarri e con Allegri, che ti facevano giocare in una posizione un po' diversa. Vuoi giocare un calcio offensivo? Va bene. Anche io voglio giocare un calcio offensivo. Mi auguro che Allegri quest'anno giochi un calcio molto più spregiudicato. Ma non si scelgono le squadre perché si vuole giocare un calcio offensivo, le squadre si scelgono per il progetto, per le ambizioni e pure per i soldi, diciamoci la verità, perché avrei voluto vedere se a De Ligt la Juventus avesse offerto lo stesso stipendio del Bayern Monaco, se De Ligt, no?
se De Ligt avesse avuto questo atteggiamento, probabilmente non l'avrebbe avuto. Però a prescindere da tutto, la sensazione che mi dà quando parla di De Ligt, sapete qual è? Non è quella di uno che, come dice qualcuno sui social, perché De Ligt dà fastidio perché ha detto la verità. Ma quale verità? Ma quale verità? Ma la verità di che? Ma siamo ancora qua nel 2020, ancora siamo a questo? Cioè ancora siamo a questo, a fare la gara a chi ce l'ha, non lo so, a chi dice qualcosa di più degli altri? Allora ragazzi, posso dirvi una cosa? Io sono il tifoso di un top club europeo, perché noi siamo una squadra che ha scritto la storia del calcio europeo. Abbiamo vissuto un periodo negativo, sbagliato, per questo dobbiamo buttarci giù. Ok? E siamo tutti d'accordo su questo, siamo tutti d'accordo ed è aperto questo discorso. Abbiamo cercato di ricostruire un ciclo. Se tu valuti la Juventus per gli ultimi 3 anni, che sono stati quelli in cui De Ligt è stato qui, purtroppo, perché comunque è capitato nel periodo sbagliato, non è che è un problema mio se tu valuti la Juventus dagli ultimi 3 anni, non è un problema tuo o un problema suo, è un problema di chi valuta la Juve per gli ultimi 3 anni. Se la gente crede che la Juventus sia questa degli ultimi 3 anni, una squadra che ha dovuto ricostruire, che non c'aveva i soldi e che stava piena di debiti, con problemi relativi a Cristiano Ronaldo, con la situazione relativa agli acquisti che non possono essere fatti perché c'è una recessione, con la gente da vendere, se voi pensate che la Juventus sia questa, allora vuol dire che della storia della Juventus non si conosce letteralmente nulla, perché l'unica cosa che si conosce sono gli anni dello scudetto. C'è un prima da studiare e da conoscere, che evidentemente molte persone non l'hanno conosciuto o fanno finta di niente. Poi, oh, cavolo, io mi rendo perfettamente conto che De Ligt è l'occasione giusta, la questione Bonucci-De Ligt è la questione giusta per fomentare quelle persone che non vedono l'ora di fare, quelle persone che non vedono l'ora di fare casino. Non c'è altro. Qui non si parla più di calcio, non si parla di come si dovrebbe giocare, non si parla di mercato, qui si parla di quanto faccia schifo uno o di quanto faccia pena quell'altro. Siamo diventati una tifoseria di lagnoni, piagnoni, lamentosi. Qualsiasi cosa che ci sia non va mai bene. Si prende Di Maria, non va bene. Si prende Pogba, è finito. Si prende Gatti, viene dalla B. Si prende Bremer, l'hai pagato troppo. Si prende De Ligt, l'hai ceduto troppo poco. Si prende Allegri, è un allenatore finito. Si prende Agnelli, che come presidente, Agnelli non fa l'interesse della Juve. Non va mai bene niente. Quando uno che ha fatto negli ultimi anni, 10 anni con la Juve, tira fuori un'idea e dice guarda, a me le dichiarazioni di De Ligt non mi sono piaciute, ecco arrivare gli adepti del contesto, praticamente, che vengono qui e dicono no, che Bonucci è l'ultimo che può parlare. Ma che vuol dire sta frase? Ma che frase del cavolo è questa qua che Bonucci può parlare? Qui abbiamo tutti lo stesso diritto di parola, qui possiamo parlare tutti allo stesso modo, perché c'è uguaglianza e democrazia. Se questa cosa non viene giudicata come tale, allora queste persone dovrebbero andare semplicemente a dire queste cose in faccia a Bonucci. Vogliamo vedere come reagisce Bonucci, allora. Perché vedo che la stessa gente che dice che Bonucci non c'ha diritto di parola, dopo aver detto delle cose sacrosante, perché ha detto delle cose vere per difendere la Juventus, vedo che questo tizio, praticamente, vedo che sta gente è la stessa che poi c'ha le foto con Bonucci sui social. Quindi qualcosa non quadra. Rendetevi conto, ragazzi, siamo arrivati ad un punto in cui stiamo a luglio e già abbiamo cominciato, cioè siamo a inizio stagione e già abbiamo cominciato a fare polemiche. Ma perché? Che ha detto di tanto strano Bonucci? Ha detto delle verità. De Ligt nei confronti della Juve si è comportato male, punto. Si è comportato male soprattutto per i tempi e per le modalità con cui è andato via. E basta mettere di fronte a De Ligt, no, perché scusa De Ligt per averci. Ma che cosa scusa? Ma l'hai pagato 8 milioni all'anno per 3 anni. Qui ci ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa. Ha fatto dei risultati al di sotto delle aspettative, siamo tutti d'accordo, ma non è colpa solo nostra. All'interno della Juve c'era pure De Ligt, ha avuto degli errori, ha fatto degli errori anche De Ligt, ragazzi. Se continuiamo a farci trattare così dai giocatori, perdiamo tutto il rispetto. Lo vogliamo capire oppure no? Che prima c'è la Juve e poi i giocatori. Prima c'è la Juve e poi i giocatori, non è che prima c'è i giocatori e poi c'è la Juve. E questo vale per De Ligt, vale per Dybala, vale per Ronaldo, vale per Vlahovic, vale per Chiesa, vale per chiunque all'interno della Juve. Nessuno è al di sopra della società. E sta situazione del gioco. Ma chi vuole giocare 90 minuti in contropiede ripartenza? Nessuno. Ancelotti ci ha vinto la Champions quest'anno col contropiede ripartenza. Ma non credo che sia uno stile di gioco che può piacere a un tifoso. Siamo tutti d'accordo. Vediamo quest'anno come va. Visto che io, a differenza di molti altri, sostengo che la differenza non la faccia tanto l'allenatore quanto gli uomini che tu hai in campo.
L'allenatore può dare delle indicazioni, può dare delle disposizioni, ma se la squadra è formata da così, questo, fatemi sapere nei commenti un po' che ne pensate.